Ciao a tutti, sono Francio e siamo qui in questo nuovissimo video. Questo qua, ragazzi, è la prima puntata. Alzo le mani, signori. Prima puntata, siamo alla prima puntata della serie Proviamo, del nuovo format Proviamolo, del mio canale. Oggi questo nuovo format dove vi ho già spiegato che troverò dei giochi nuovi che non ho mai provato. Li proverò insieme con voi per la prima volta in video. E mi dovete dire nei commenti a fine video se questo gioco vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, ragazzi, posso riportarlo o in video o in live nei tempi morti o cose così. Quindi se vi può interessare il gioco o vi sta un po' piacendo, fatemelo capire e così io lo riporterò. Il gioco in questione di oggi si chiama The Ship, ragazzi. The Ship, ovvero sarebbe la nave. The Ship è un murder game, che non so cosa sia, multiplayer online, con una serie di regole esclusive. La nave su cui arrivi in quanto fortunato vincitore di un biglietto gratuito per una crociera di lusso è di proprietà di misterioso Mr. X, che sarà una persona. Una volta a bordo verrai costretto a partecipare a una brutale caccia per soddisfare le fantasie di Mr. X e sfuggire alle sue minacce di uccidere non solo te ma anche la tua famiglia. Hai solo una possibilità di salvare te stesso e la tua famiglia: partecipare alla caccia e vincere. E questo gioco qua, ragazzi, è stato rilasciato, questo gioco, nel 2006, quindi è un gioco parecchio vecchio. Ok, ragazzi, questo gioco c'ha 14 anni. Ok, ragazzi, siamo dentro questo gioco chiamato The Ship. Qua troviamo subito modalità sala giova in crociera. Ah, ci sono i server, carino. Non esiste alcun server in funzione. Va bene. Sala giochi, modalità sala giochi. Ok. Benvenuto al gioco caccia. L'obiettivo del gioco è di uccidere la tua preda senza essere visto dagli addetti alla sorveglianza o dai passeggeri. Quindi devo uccidere la mia preda senza essere visto dalle scorte, vaffanculo. E di sfuggire al tuo cacciatore. Ricorda, è solo un gioco. Vabbè, fin qua c'eravamo. Vuoi cominciare il gioco come predatore o passeggero? Ah, io farei passeggero, ragazzi. Oh, ok. Oddio. Allora, spada berretto, inventario. Questo che cos'è? Non so cosa sia. Clicca con il tasto sinistro per selezionare. Clicca il tasto destro per prendere l'oggetto. Posso. Abbiamo preso una cosa. Abbiamo preso un'altra cosa. Ma la spada mi sa che costa, quindi non si può prendere, credo. Ok, e possiamo anche notare subito quanto sia vecchio sto gioco come grafica. Ma pur sempre c'ha il suo perché, secondo me c'ha il suo perché. Ah, vi ricordo, a fine del video valuteremo insieme con una scheda il voto della grafica, il voto delle meccaniche di gioco e la tematica e il concetto del gioco. Ti posso parlare, ma sono con persone reali, non ho capito. Poi X, ok, zoom. Parli alla squadra. P. Ah, ecco P. P è la mappa. Noi ci troviamo esattamente qui, ovvero in cabina di terza classe. Non lo so, proviamo Ah, ci sono due ponti. Ok, questa... Ah, ti fa vedere i posti dove si trovano. La discoteca, divertimenti, bagni, uomini e donne, ascensore. Non lo so, andiamo a esplorare un po', non ho capito. Oh, oddio. Ma, oh... Ah, là c'è una telecamera, tipo... C'è una telecamera di sicurezza e... tipo, vedo un occhio. Ecco, così sono... Sotto osservazione. Non capisco. Ah, vedete così? C'è l'occhio. Ok, ora no. Ora no. Oh, che cazzo. No, vabbè. Boh, io raccolgo tutto. Poi si può. Chi sono questi? Che cazzo è? Sono un passeggero. Per diventare un predatore, tieni premuto tab e premi il tasto. Ma io non ho capito bene il senso. Cioè, cosa devo fare? Questo io posso investigarlo. Leslie Fling. Ma che fa? No, vabbè. Allora, possiamo bere un caffè. Abbiamo bevuto un caffè. Che cosa ci fa? Ci recupera, mi sale energia. Ah, abbiamo pure le cose. Ok. Vediamo un po'. Qua c'è un signore. No. Ma queste sono persone reali. Io non ho capito che cosa bisogna fare. Partecipa al gioco e diventa un predatore. Inseguimento in corso. Siamo in bagno. Possiamo fare, come vedete, le cose. Delle cose normalissime. Possiamo lavarci le mani. Possiamo controllare dappertutto. Ma ancora quello che mi manca è capire il senso. Ah, possiamo pure pisciare. Poi io. Boh, vado avanti. Vediamo un po' cosa posso trovare. Allora, in cucina. Siamo in cucina. Qua c'è un pollo. Non male. Oh, ok, prendiamo una pentola, costa troppo. Oh, Cristo. Allora, qua vediamo degli ingredienti. Ah, ci stiamo mangiando una barretta. Quasi niente. Posso giocare a biliardo. Sta colpendo il nulla. Ah, posso comprarmi i reggiseni. Va, compriamo. Ok, abbiamo comprato un deodorante.
Qua c'è, si può mangiare, suppongo. Ah, spendi soldi. Ma che fanno questi? Questa è la prigione, mi sa. Io dovrei essere land, questo qua, land, eccetera, sì. In attesa di partecipare al gioco. Ah, sono ancora in attesa. Tempo rimasto in questo gioco. In attesa dell'inizio del gioco. Ok, è iniziato. Ah, è iniziato adesso. Uccisione più pagata dell'ultima sezione. Shipmate Asha. Che cosa devo fare? Cosa succede? Posso ammazzare qualcuno? Ti ammazzo. Inseguimento è finito. Hai una nuova preda. E che cazzo devo prendere? Ma qualcuno che mi spieghi. Un'ascia? Posso prenderla? Oh, ho preso l'ascia. Bene. Posso munirmi di ascia o qualcosa di simile? Prendi l'ascia. Oh! Sono stato arrestato? E perché? Cosa ho fatto? Motivazione arresto. Possesso di arma letale. Tempo di condanna 28 secondi. Ah, cioè quindi praticamente ci sono le celle. Parla con gli altri passeggeri per conoscere i loro nomi. Credo che questo gioco sia molto più complicato di quello che pensi. Ok, siamo fuori di nuovo. Inseguimento in corso. Ma io non ho capito. Non ho capito cosa devo fare. Che cazzo fa questo? Coltello. Costa 1000, Dio buono. Vabbè, abbiamo comprato un coltello. E comunque credo che ora. Oh, ok, possiamo ammazzare questo forse? Oh! No, 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 non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Non ho coltelli in mano. Ok, abbiamo denunciato. Salve, buonasera. Uccidiamo anche questo, signori. Abbiamo ucciso mentre stava pisciando. Devo subito uscire da qui. Via, via, togli il coltello. Questo credo che mi voglia, non so, mi voglia stuprare in qualche maniera. Ah, sono. Ah! Non potevo stare qui, non autorizzata. Ok, devo. Praticamente, allora, non ho capito bene, ma devo uccidere delle persone senza farmi vedere dalle. O dalle guardie, o da sorveglianze o videocamere del tipo. Questo cos'è? Una pentola? Cosa me ne faccio? Dove è finito? Oh! Figlio di puttana! Ok, l'ho ucciso, bene. Come si è suicidato? Ho raccolto 270 euro, gli ho fottuto soldi. Ma, ok, quello che mi rimane da capire è ora cosa devo fare. Salve! Questo scappa. Ok, perché c'ho una nuvola in testa? Ho bisogno di parlare, mi sa, con qualcuno. Ah, abbiamo praticamente. Ho capito che abbiamo anche delle emozioni, ragazzi. Perché non possiamo non stare senza parlare con della gente. Adesso devo. Ok. Comunque, inseguimento in corso. Ma chi devo inseguire? Ok, adesso ho capito. Ci dobbiamo. Intanto, per prima cosa, ripartiamo tutti con. Ora ho capito abbastanza bene cosa devo fare. Allora. Manganello, no. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è cercare delle armi. Delle armi discrete. Dove possiamo cercare? Qui. No, sbaglio sempre. Oh, archibugio. Va bene, prendiamo un archibugio. Philip Bourne. È appena iniziata la partita. Philip Bourne che è in cella. Questo non dobbiamo ucciderlo. Ma nel frattempo, mentre noi dobbiamo. Hai solo 90 secondi per uscire dalla preda. Dove cazzo è? Dove cazzo è? La cella, la cella, la cella, la cella, la cella. Dove figa è la cella? La cella. Ok, devo andare nella cella. Non mi ricordo dove siano le celle, ragazzi. Ok, ho pochi secondi per ucciderla. Comunque. No, e devo. Dovrei darmi una mossa. Non so assolutamente dov'è. E quello che devo cercare di fare nel frattempo è di non farmi beccare dalle guardie mentre la uccido. E ho capito che io sono anche preda di qualcun altro. Quindi, mentre io uccido la mia preda. Vuci donne, punto e B. Vuci donne, il bagno delle donne. Dove cazzo. Ecco, forse di qui? Muoviti! Dov'è? Dove minchia è? Dov'è il bagno delle donne? Dov'è il bagno delle donne? Sala arancio! Eccola! Ecco, è questa. Philip. No. Forse è quello che sta scappando? Philip! È questo! Tribunale! E come faccio ora a uccidere però? Uccisione più pagata, mazza da golf. Shipmate 1. Ok, la 1, ok. Shipmate 1, ovvero il giocatore numero 1, ha vinto questo turno. E io ora devo. Uccidere la mia seconda preda. Tribunale. Hersing. E dove lo trovo in tribunale? Devo aspettare che esca. Aspettiamo, andiamo vicino alla prigione. Perché in teoria quando sei al tribunale dopo vai in prigione. Esatto, in cella.
ora in cella nel ponte B. E noi siamo nel ponte B. Solo che non ho chiaro per nulla dove sono le posizioni in questa mappa. Dove... Ecco, e poi nel frattempo, ragazzi, bisogna prendersi il cibo. Perché mentre tu fai tutto ciò devi anche prendere il cibo, perché sennò vai lento a correre. Poi devi conversare, devi fare tutte le cose. Ok, corridoio sorveglianza, corridoio Hervel. È questo? Figa, è questo! L'ho ucciso! E ora tolgo l'arma. Porco! Sapevo che non dovevo farmi beccare. Ok, quello che dobbiamo fare è mentre noi siamo preda di qualcuno, noi abbiamo una preda che dobbiamo uccidere. E in tutto ciò si guadagnano dei soldi, che con dei soldi prendi armi migliori, serve per vivere, diciamo, dentro questa nave. Ed è praticamente una vita normale, perché devi, cioè la cella per esempio, che tu puoi dormire. Poi devi mangiare, perché puoi anche mangiare. Ok, hai assassinato la tua preda, ma ti stanno ancora dando la caccia. E chi è che mi sta dando la caccia? Devo fare attenzione. Usiamo un po' l'intelligenza. Se mi stanno dando la caccia, io potrei andare vicino alla sorveglianza, ovvero vicino ai poliziotti qua, che magari lo arrestano prima che mi uccida, no? Se ci pensate bene. Io sto vicino a lui, gli parlo, due secondini, tac tac, ecco. Mi sa che mi vuole uccidere lei. Thelma Gianca. Ecco! Oh, figa! Ma perché non l'ha arrestata? Che non l'ha arrestata? Hai una nuova preda, ok. Oh, quella di prima, quella figlia di troia che mi aveva ucciso un attimo fa. Prendiamo voglio un fucile di buono e glielo inficco in... Eccolo qua, il Winchester di buono. Ok, ora, quando ho capito, quando praticamente sono, ho il coso rosso, vuol dire che sono individuato dalla videosorveglianza. Eccola, è qui. Te rimangi ancora? Minchia, non devo farmi vedere, vero? Sì, ma mi fanno 1100 di multa, non ho più soldi. È questa? No. No, dai. Non me ne frega, posso ucciderti. Ti uccido con un... Qua dentro, cosa c'è? Niente. Ti uccido con una stecca. No, non posso con la stecca. Forse mi vuole uccidere. No, perché mi lavo le mani ancora? Devo cercare assolutamente... No, non è lei. Eccola. Questa me la prendo. Ok, dov'è? Sala arancio, ponte A. Ok, quindi dovrebbe essere qui, in teoria. Eccola, questa. Thelma, cosa cazzo fai qui sopra? Vieni giù. Thelma, per cortesia. Dai, vieni giù che ti starà tranquilla. Ok, vai. Non devo farmi capire che la voglio uccidere, perché magari lei non sa che io sono il suo cacciatore. Potrei ucciderla così, ma non così. Ok, posso ucciderla ora. Non ora. Ora sì. E c'è la... Ecco la videocamera. Ecco, infatti. Vai dentro la camera. Ti spingo dentro, Dio Bono. Ti spingo dentro, ti chiudo. Cazzo, ti spacco la faccia, di buono. More anche te, coglione di merda. Sì, cazzo, ce l'abbiamo fatta. Non male, non male. Facciamo progressi. Non ho nulla. Non ho un cacchio. Bene, non è male. Allora, ragazzi, ho scoperto un gioco che non lo so, non avevo mai visto. È carino. Mi è piaciuto un po'. Sinceramente, che si potessero trovare giochi vecchi, tanto vecchi. Però con. Perché nel 2006, ricordiamo, Però con un concetto così, non so, carino. Allora, diamo le votazioni subito. Allora, diamo le votazioni. Passiamo alla scheda finale delle votazioni. Allora, alla grafica, io ho deciso di dargli, contando che è del 2006, alla grafica gli do 7. Perché è carino. La grafica è del mio genere, non è, si vede che non è seria, un po' cartonizzata. Non mi dispiace così tanto. Al concetto del gioco, ovvero quella di uccidere, trovare, c'è il predatore, l'assassino, il passeggero così, c'è un po' di idea dietro, perché devi mangiare, poi dopo devi recuperare, poi puoi andare in prigione. Io gli do all'idea 7 e mezzo, invece 7 e mezzo, 8, facciamo 8, dai, facciamo 8. Tra le meccaniche del gioco, dando sempre che è del 2006, gli do sempre 7, sì. Scrivete nei commenti se vorreste che io lo riportassi e datemi anche voi le votazioni. Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Proviamolo con Francio. E ciao a tutti, cipollini. Alla prossima, ciao ragazzi.